Sono Isabel Pinsauti-Babczynski, abito ora a Bruxelles da 3 anni e lavoro per l'associazione di industrie che producono i prodotti di biocontrollo, dunque tutte le alternative non chimiche ai pesticidi. Sono francese e italiana, sono cresciuta in Polonia, dunque sono veramente europea e per questo che all'inizio ho studiato più le scienze politiche legate all'Unione Europea, ma per via delle mie nazionalità, della mia cultura, dei miei genitori che anche loro hanno sempre molto amato mangiare il cibo buono e i prodotti tradizionali, mi sono sempre interessata al cibo. Quando ho dovuto scegliere qualcosa di più specifico che le questioni europee in generale e che avevo sentito parlare dell'università fondata da Slow Food qui a Bra, ho pensato che fosse la grande cosa in più ideale per finire i miei studi e cominciare a trovare un lavoro che mi piacesse. È sempre stato il mio obiettivo, trovare un lavoro che mi piacesse. Più persone mi hanno detto che se fai quello che ti piace sei anche bravo, penso che sia molto vero e penso che tutti gli studenti di Bra, di Pollenzo o di tutta altra parte devono ricordarselo. Quando si fa qualcosa con passione normalmente va bene. Sicuramente l'Università di Scienze Gastronomiche mi ha permesso di distaccarmi, di avere una specialità proprio, di avere una cosa in più da offrire alla gente a Bruxelles. Tutti a Bruxelles hanno studiato scienze politiche, parlano tante lingue, hanno tante esperienze all'estero e in tutti i colloqui che ho fatto, nei lavori che ho avuto o non avuto, sicuramente l'Università di Scienze Gastronomiche e il fatto che sia stata fondata da Slow Food International mi ha permesso di avere qualcosa in più sul mio curriculum e anche di conoscere meglio tutti i temi di agricoltura, di sostenibilità, di alimentazione sui quali lavoro oggi e provo a portare la voce anche un pochino di Slow Food, inoltre a quella della mia associazione dove lavoro a Bruxelles. L'esperienza di Pollenzo è prima di tutto per me un'esperienza umana, di vivere con 26 persone che venivano dal mondo intero durante un anno, di fare dei viaggi in tutta l'Europa con loro e in tutta Italia. Dunque, prima di tutto e prima di quello che abbiamo studiato, sono gli scambi con i miei amici, con gente con cui abbiamo ancora contatti, anche 4 anni dopo aver finito. E poi ovviamente dei professori molto appassionati anche dalle loro materie, che sia per i prodotti, per l'agricoltura sostenibile, per anche l'economia del cibo. Per me CIS è il più bel evento organizzato da Slow Food nella città di Bra, un evento all'aria aperta con un prodotto che io adoro, il formaggio è uno dei miei prodotti di cibo preferito anche se non mi piace scegliere, e perché è sempre un piacere tornare a Bra, ci sono tanti ricordi, è un posto dove rivedo gente a cui sono legata e anche un modo di continuare un po' i miei studi, perché ogni volta che vado nei eventi Slow Food vado nei laboratori del gusto, che considero veramente come una piccola continuità dei studi che ho fatto qui a Pollenzo.